Sono José Rallo, sono titolare assieme alla mia famiglia della cantina Donna Fugata in Sicilia. L'azienda nasce nella Sicilia occidentale, a Marsala abbiamo le nostre cantine storiche, arriva la vigna di Contessa Entellina nel cuore della Sicilia occidentale e da lì siamo arrivati a Pantelleria nel 1989, un'isola vulcanica tra la Sicilia e l'Africa dove si producono dei grandi vini dolci, e da un paio d'anni ci siamo spostati anche nella Sicilia dell'Est, a Vittoria e sul Monte Etna, il nostro vulcano. Abbiamo iniziato nel 2016 la prima vendemmia e quest'anno a questo Vinitaly portiamo il primo vino frutto di questo lavoro, un Carricante, quindi un vino bianco. Sono le uve autoctone dell'Etna e per noi un'esperienza straordinaria, perché l'Etna ha un clima che potremmo definire quasi continentale, no? È un clima più piovoso che non il resto della Sicilia. Coltivando a oltre 700 metri sul livello del mare abbiamo anche la neve in inverno, abbiamo delle escursioni termiche ancora più grandi. Un vino puro, minerale, molto avvolgente, al quale però abbiamo tenuto anche a dare un po' l'impronta Donna Fugata, dandogli una piacevole freschezza. Un po' tutti i nostri vini sono piacevolmente freschi. Donna Fugata è sicuramente la donna in fuga che noi troviamo nel Gattopardo di Tomasi Lampedusa, però Donna Fugata è anche la mia mamma Gabriella, che abbandona la sua vita e fonda un'azienda di vino di qualità. Negli anni le nostre illustrazioni hanno sempre regalato nuovi volti di Donna Fugata, magari dagli occhi socchiusi, donne misteriose. E allora perché no? Io mi immagino che un fan di Donna Fugata sia lì a inseguire Donna Fugata da un'etichetta all'altra. Un'altra etichetta molto bella di un nostro vino che è quest'anno per la prima volta al Vinitaly è quella del Floramundi. Non so se vi ricordate dell'opera dei pupi siciliana, e protagonista di questa nostra etichetta è una pupa guerriera che non ha le armi ma fa la guerra donando fiori, frutta, cuori, e questo vino si chiama Floramundi proprio perché è un vino, il Cerasuolo di Vittoria, un vino dall'anima floreale. Di primo acchito io suggerirei subito una visita al nostro sito dedicato, che si chiama visit.donnafugata.it. Si trovano le varie proposte di degustazione, i prezzi, si può prenotare, ci sono anche degli itinerari sul territorio, quindi si possono avere informazioni su, non so, i festival che ci sono sul territorio, quindi creare un po' una vacanza. E poi ci sono anche degli eventi particolari, cantine aperte l'ultima domenica di maggio, oppure il 10 di agosto a Contessa Entellina la vendemmia di notte, aperta al pubblico, la raccolta dello Chardonnay. È una scelta che viene proprio da lì, dal desiderio di risparmiare un po' di energia nella refrigerazione delle uve, perché comunque in Sicilia raccogliendo le uve di giorno si devono refrigerare prima di portarle in pressa. Di notte abbiamo almeno 15 gradi meno, quindi possiamo risparmiare un 70% di energia elettrica per la refrigerazione delle uve. Inoltre il trasporto delle uve dalla vigna alla cantina avviene nelle condizioni migliori, quindi le uve arrivano davvero in uno stato perfetto in cantina. Sappiate che Donna Fugata, quando organizza questi eventi, mette in mostra le sue etichette più belle. Abbiamo etichette storiche, bottiglie che magari non è facile trovare sul mercato, un Mille e una Notte del 2000, un Tancredi del 94, qualcosa di molto particolare dedicato ai nostri fan.